chiamò, se dovremmo verso cinque fatta compagnia, tanto posso essere che il mondo può sbagliare, dammo tempo che la veste scende. Non parlare, salutamoci da mano senza gelosa. Bella, bella! Andarò di no tempo pure da spugnare, non vedo allora istanze, ma con te devo innamorare. Sono rintano film e può valere, se scusa quando non sta dormendo, a te nemmeno l'una può offrire. Non può dormire, questa amore è troppo grande, non respiro se non stai con me. Non fai morire, quando sta manendo lieta, la luce mi dispiace e si fa fritta, ma può andare ma coperta di enamme. Canta Napoli stamattina! Quando metto un rossetto che mi può sporcare, resta ancora da tutto poco a nulla. Lascia sta, non rispondo al telefono, fallo suonare, fatta sentire più forte come ti senti, e dimmi la capo bene sulla me, tua mente innamorata, sono rindano film e può valere, se non trovano scusa quando non sta dormendo, tanto nemmeno amore può valere. L'amore è troppo grande, non respiro se non stai con me. Non fai morire, quando sta manendo lieta, scuda luce per ti spiete e si fa fritta, ma può cuore, ma coperto di enamme. E allora, buongiorno amici di Barletta Vesta, ben ritrovati. Siamo ancora qui amici. Purtroppo, cari amici, dobbiamo dire pure questo, che ogni tanto mettere canzoni belle, anche napoletane, va anche bene, no? Come fanno innamorato oggi, oi. Buongiorno, carissimi amici di Barletta Vest. Chi vi parla è Lelle Rosso, che vi augura sempre il meglio del meglio, cari amici, buongiorno. Guardate che spettacolo abbiamo stamattina, guardate. Buongiorno! Ragazzi, ieri mi è capitato un episodio a dir poco vomitevole e devo dire come tutta la cosa, che Lelle Rosso è cambiato, è diventato veramente una brava persona, perché Lelle Rosso di 15 anni fa, credetemi, lo ammazzava a quello, perché meritava di essere ammazzato. Ah, che bello. Sentite che bella questa canzone. Comunque, aspetta che io mo voglio dire prima il fatto. Natale Galletta un attimo. No, io la prendo a ridere. Ciao Vicky, buongiorno, ciao a tutti ragazzi, tutti i miei amici, amichi, come dice il grande Dima. Allora, ora parlo in un tono serio, ma veramente serio, e vi racconto la mia avventura che mi è successo ieri con mia figlia. Io ero con mia figlia al supermercato, Rosa, siamo andati al supermercato, abbiamo fatto la spesa, c'è la persona che si mette fuori di colore a chiedere
se vuoi una mano, a me fa piacere. Io non sono stato mai, giuro, mai razzista, e non mi permetterò mai di essere razzista, perché siamo fratelli tutti quanti, sorelle tutti quanti, cioè non esiste. Però non deve mancare il rispetto, perché se tu mi manchi di rispetto, può essere bianco, nero, celeste, giallo, verde, se io manco di rispetto e tu mi manchi di rispetto, non va più bene. Mi succede questo, cari amici, ed è una cosa che poi io dopo vi metterò il video, che stava mia figlia insieme, e vi faccio vedere, cioè che è una cosa vera e reale. Andai al supermercato, a questo supermercato che si trova nella zona 167, io feci la spesa, mentre uscivo col carrello, mi dice il ragazzo: posso darti una mano? Dici: no, sono due cose, ti ringrazio. Queste testuali parole: no, grazie, ti ringrazio. Mia figlia stava dietro di me, mentre passava davanti a sto demente, perché questo è un demente, fa vicino a mia figlia: ciao amore mio, e gli dà il bacio. Cioè, non che gli dà il bacio, cioè gli dà un bacio volante, diciamo, dai. Al che io mi sono veramente un po' già nervosito, vado a lasciare il carrello, sentite amici, e io gli dico: senti giovane, quello che hai fatto poc'anzi non ti permettere più, perché oggi hai trovato a me, quello non mi fa finire di dire le parole, credetemi, di dire questa cosa. Che vuoi tu, bastardo? Cioè, mo fate voi, che cosa dovevo fare io in quel momento? Cioè, mi dice queste testuali parole, mi dice: che vuoi tu, bastardo? Allora poi, ecco perché io dico, se io a quello lo picchiavo, perché lo volevo a sangue, perché lì poi la testa se ne va. Cioè, tu nonostante hai fatto il bastardo, cioè, ti permetti anche di provocarmi. Allora, mo in questo caso, chi è il razzista? Cioè, io cosa dovevo fare? Me lo dite voi, per favore? Credetemi, mi sono trovato in una situazione che, ripeto, io non sono più... Io prima ero molto... impulsivo, cioè non una mosca non me la facevo passare, però pensandoci a freddo è andata bene così, non fa niente, perché credetemi ragazzi, le discussioni, le liti, sai come nascono, ma poi non sai come finiscono. Perché questi qua non hanno numero di casa, non sai che l'hanno abbattuto curtito, ciao. E allora io poi ho pensato, mo chiamo la polizia, così. Ma se tu alla polizia gli dici questa cosa, poi si mettono a ridere. Allora poi è uscito il direttore di questo supermercato, che perché poi ci siamo quasi, non lo so, ti ripeto, qualcuno mi manteneva le mani. Cioè, Gesù mi ha dato questa forza, io lo ringrazio veramente, lo ringrazio di vero cuore. Gesù è chi mi manteneva, perché veramente. Poi vedevo mia figlia, dice: ma che cazzo faccio? Ora devo fare discussione vicino a mia figlia. Facciamo passare l'ambulanza. Cioè, capite questo, la cosa che è successo? Ma veramente, cari amici, che non... cioè, sono stato veramente veramente, pensandoci ora, mi viene ancora il tremolio, cioè, perché stavo... cioè, ero veramente agitatissimo, proprio agitato. E allora ecco perché io poi dico, a me di Salvini, di queste puttanate, non me ne frega niente. Se devi stare qua... devi avere rispetto, se non hai rispetto non puoi stare qua.
Cioè, nonostante che ti stai davanti al supermercato senza lavorare, l'italiano, noi ogni tanto ti diamo la 50 centesimi, l'euro. Cercate di darle non più un euro, cercate di darle 10 centesimi, perché questi qua a fine giornata fanno 80, 90 euro e poi vanno a fare i fatti loro. Poi vanno a fare i fatti loro. Salutare. Cioè, non li date più gli euro, dategli 10 centesimi, perché questi qua ormai hanno capito come si vive in Italia, che noi siamo stupidi. Perché noi, se dobbiamo aiutare a qualche italiano, non l'aiutiamo. A questi qua ci dispiace, però queste sono le conseguenze, cari amici. Queste sono le conseguenze. No, non è una cosa da ridere, amici, è una cosa veramente seria. Perché, credetemi, ieri è stata una giornata che ho pensato sempre là, ma veramente che mi è successa a me questa cosa. Ed è successo a me a Lello. Se mi credete, mi credete, se non mi credete, per pazienza, ma dopo che vedete il video di che stava mia figlia con me, perché poi mia figlia, meno male, che l'ha messa sul ridere, cioè rideva, dice, ma questo è proprio scemo, questo è pazzo, dice, mio papà lo deve scoppiare, conoscendomi mia figlia. Però chissà, grazie a Dio, io in questi casi dico veramente, non fa niente, mi è andata bene, meglio così, perché non sai come va a finire queste cose, perché veramente era veramente da film. Vabbè, dai, ho dedicato tanto tempo a questo stupido cretino. Ma veramente, credetemi, è stata una brutta esperienza, almeno al mio parere è stata veramente una brutta esperienza. Non pensavo che succedeva una cosa del genere a me, veramente, non pensavo proprio. Va bene, dai ragazzi, io vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, e meno male che la Juve ieri vinse. Stasera c'è Inter-Lazio, tutta tira di pietra alla Lazio, non all'Inter. Beh, ragazzi, ciao a tutti. Barlit e Avest. Ciao a tutti. Ciao Savino dalla Corsica, ti voglio bene, un bacione. E un saluto a tutti quelli che mi hanno scritto. Vi ringrazio, grazie assai. Buona giornata.